grazie mille di essere qua. Stasera è un piacere per noi avere come alla corte di Federico II il dottor Giuseppe Castagna, che tutti conoscete, immagino, ma sono sicuro che lo conoscete, diciamo, perché ha una storia nata napoletana, poi diciamo espatriato fuori il giro dell'Italia, una persona che ha una grande esperienza nelle banche. Probabilmente lo conoscete molto di più come uno dei nuotatori della Capri Napoli, non so se faceva le maratone, adesso non credo che sia più in grado di farlo, ma non per il lavoro che lui sta facendo, perché qualunque lavoro in banca, diciamo, consuma, secondo me. E poi è ritornato, è stato fuori, poi è ritornato qui adesso come direttore generale del Banco di Napoli, che è una cosa secondo noi molto importante per due motivi. Il primo credo che sia il fatto che in genere, diciamo, non si nomina una persona con grandi responsabilità nell'area da cui lui proviene, per evitare i legami eccessivi col territorio. Questo nel mondo delle della finanza è così, quindi evidentemente ha una tale fiducia, una tale stima all'interno della sua organizzazione, che questa obiezione è stata fatta. È la seconda che è stata superata, è la seconda elemento che per noi è molto importante, che è un nostro laureato, il laureato della Federico II, come vedi qualche cosa di utile la Federico II ogni tanto fa, e che ci parlerà stasera veramente della crisi finanziaria, che è un argomento estremamente importante, come tutti sapete, e del ruolo delle banche all'interno di questo. Io do subito la parola a lui, dopodiché, come al solito, abbiamo, diciamo, dei tempi scadenzati, ma lui è abituato a queste cose, più che preciso nelle sue cose. Spero che funzioni il puntatore, perché ho dei sospetti, ma fatto questo poi apriremo il dibattito. Grazie Giuseppe. Bene, grazie mille. Buonasera a tutti, grazie all'amico professor Marrelli per la presentazione, grazie a tutti voi per essere qui in tarda serata, dopo immagino una giornata di lavoro impegnativa, ma insomma penso che sia il titolo molto... Ah, devo stare su? Però c'ho una luce in faccia terrificante, va bene. Alla corte di Federico II è già un titolo evocativo, insomma, dà l'idea di quella che è stata forse l'ultimo periodo di grande splendore del nostro mezzogiorno, e quindi è particolarmente stimolante anche per me, che appunto da emigrante di ritorno, sono rientrato a Napoli dopo 30 anni, cercare di dare un piccolo contributo affinché questi vecchi fasti e questi vecchi splendori di Napoli, del mezzogiorno, possono tornare, se non brillanti come al tempo di Federico II, certamente almeno ridare lustro a quella che è una grande università napoletana. Stasera l'argomento di cui trattiamo, in effetti mi è stato detto, non c'è un pubblico di esperti, c'è un pubblico chiaramente che vuole ascoltare argomenti di varia natura, che si susseguono in questo tipo di iniziative, quindi c'è la parte scientifica tante volte, la parte economica, la parte finanziaria, ho letto che il prossimo intervento sarà del famoso psichiatra, quindi insomma qualunque cosa dica evidentemente può essere utilizzata anche in quel modo. Per cui, per cercare di preparare qualcosa di non molto complesso e adatto a una serata divulgativa, invece mi sono reso conto che ho fatto delle slide di una complessità enorme, quindi tenterò di parlarvene con molta semplicità, dove vedete che insomma devio su strade particolari, fermatemi, interrompetemi, fatemi domande, in modo che siamo un po' fuori dagli schemi ordinari, ma sicuramente sarà più piacevole. Allora, dall'emergenza alla crescita, al sostegno alla crescita. Ci sembrava opportuno, dopo al quinto anno consecutivo di crisi, perché la crisi oggettivamente è cominciata nel 2007 con i subprime, quindi con questa problematica di questa grande montagna di falso credito che veniva, o meglio falso debito, nel senso che è stato dato tanta risalto a una serie di strumenti finanziari che in effetti servivano per finanziare delle case comprate in particolare negli Stati Uniti, addirittura a livelli del 110-115% rispetto al valore della casa stessa. Tutto questo era semplicemente la parte più nota
di strumenti derivati che venivano usati in grande quantità anche per altre operazioni finanziarie, quindi non soltanto per l'acquisto di casa, e che poi hanno generato, proprio per mancanza di capacità sia del regolatore di capire esattamente cosa stava succedendo, sia delle banche stesse che in effetti mettevano sul mercato questo tipo di carta e poi la vendevano immediatamente, quindi non si curavano nemmeno degli effetti sistemici che una eventuale bolla di questo tipo poteva generare. La bolla poi è stata duplice, perché è stata sia finanziaria sia immobiliare, nel senso che insieme è crollato il mercato immobiliare e poi quindi è venuto meno anche tutto questo castello, questa costruzione finanziaria che si era creata. Tutto questo comunque avviene nel 2007, dove giro le slide? Ok, perfetto. Avviene nel 2007, anche se gli effetti della crisi si fanno spesso risalire al fallimento di Lehman, che è una delle grandi investment bank americane, che erano attive come tante altre banche, come quasi tutte le altre banche, e direi quasi tutte allo stesso modo, tranne quelle con una vocazione più commerciale, in questo tipo di attività di derivati. Lehman invece fallisce nel 2008, da allora l'economia, che già aveva subito dei rallentamenti molto forti dovuti proprio a una bolla del mercato immobiliare, che in particolare in alcuni paesi, oltre agli Stati Uniti, sicuramente in Europa, per esempio anche in Spagna, dove è stata di dimensioni gigantesche, è stato il maggior motivo di crisi del sistema economico spagnolo, e quel momento è stato il momento deflagrante, perché è il momento in cui le autorità di vigilanza e i governi hanno dovuto pensare che cosa si fa col sistema bancario mondiale, perché il propagarsi di questo falso debito che c'era in giro, quindi con dei portatori di carta che dovevano riscuotere un credito che però non era più esigibile, si era ormai talmente tanto diffuso in giro per il mondo da creare una serie di problemi a catena, per le quali nemmeno le banche stesse che avevano messo questa carta riuscivano più a tenere dietro ai loro impegni e alle loro responsabilità. Tutto questo è aumentato dal fatto che sui bilanci delle banche non c'era segno di tutto questo debito, anche perché tutte queste operazioni venivano spesso fatte fuori bilancio e quindi con delle scarsissime annotazioni, appunto off balance sheet, della contabilità relativa a questa carta, della quale nemmeno i regolatori riuscivano più a tenere conto. Dal 2008 a oggi la crisi finanziaria ha fatto innescare una grande crisi economica. Io direi che l'unico forse punto positivo di tutto questo è che finalmente ci si è resi conto di quanto economia e finanza siano le due facce della stessa medaglia. Spesso anche rispetto al ruolo delle banche non si capisce bene quanto possano servire, quanto possano essere utili a un rilancio economico di un paese, di una regione, di un territorio, e invece con la crisi si è proprio capito indissolubilmente quanto siano appunto due facce della stessa medaglia. Il problema di Lehman e poi a catena di tutti i quasi fallimenti, direi, di tante banche americane ed europee, salvate soltanto a costo di grandi interventi di finanza pubblica, quindi di incremento di debito pubblico, hanno fatto capire che a quel punto anche l'economia evidentemente entrava in crisi, anche tutto il mondo economico non aveva più il supporto delle banche, e quindi si è generato un effetto a catena molto molto negativo. In Italia che cosa è successo? In Italia, grazie al cielo, i detrattori delle banche italiane dicono perché le banche italiane erano più terra terra, non riuscivano a immaginare queste operazioni finanziarie e quindi facevano soltanto credito sano, cioè credito all'economia reale. La verità è che c'era anche un controllo molto più forte, la verità è che Basilea aveva già cominciato a dare alle banche delle indicazioni molto forti, poi parleremo magari un attimino anche di Basilea, che è un po' uno spauracchio di cui si parla spesso e del quale però dobbiamo capire quali sono le problematiche legate, quali possono essere i benefici o quali possono essere le preoccupazioni per le aziende una volta che anche le banche si sono dovute adeguare a questi nuovi requisiti patrimoniali. E quindi in Italia si è tenuto meglio, in Italia le banche erano più attrezzate, hanno fatto fronte con maggior forza rispetto a questa crisi economica, sono state colpite, a questa crisi finanziaria, sono state colpite molto poco da questi avvenimenti di fallimenti o quasi fallimenti a catena. Il governo italiano è intervenuto pochissimo, soltanto per alcune banche hanno fatto ricorso ai famosi Tremonti Bond, peraltro ormai quasi tutti in corso di rimborso con la nuova ondata di aumenti di capitale che è partita proprio quest'anno,
mentre invece all'estero alcune banche hanno cominciato a rimborsare questi bond, però l'intervento è stato molto ma molto più forte. La situazione oggi com'è? La situazione è che c'è un'economia che al di là di quanto noi stiamo vivendo e quindi al di là del quinto anno consecutivo di crisi e continuiamo a chiederci ma quando si uscirà dalla crisi, che cosa sta succedendo e quando vedremo dei segnali positivi, la verità è che questi segnali positivi si stanno già vedendo, ma come spesso capita in un'economia globalizzata, mentre i tempi di entrata nella crisi sono molto veloci, perché appunto soprattutto se dovuti da avvenimenti di natura finanziaria si propagano immediatamente a tutti i player del settore finanziario, l'uscita dalla crisi invece è molto differente, perché l'uscita dalla crisi dipende dal modello economico di sviluppo e di crescita di questo mondo globalizzato. Qui vediamo che già ormai dall'inizio del 2010 sia la fiducia dei consumatori sia gli indici di anticipatori del commercio mondiale sono ritornati in positivo e stanno segnando un cammino che è abbastanza omogeneo e che vede appunto in questa possibilità di ripresa un risultato abbastanza costante, abbastanza coerente. Noi però chiaramente ancora non lo stiamo vedendo in Italia e il motivo per cui non lo stiamo vedendo è forse spiegato da questa slide. Qui vediamo che ci sono alcuni paesi che tutto quello che hanno perso nel 2009, che diciamo è stato l'anno peggiore evidentemente della crisi economica, lo hanno già quasi recuperato già nel 2010, vedete gli Stati Uniti meno 2,6, sono tornati già nel 2010 a più 2,8, l'area euro chiaramente è più influenzata, però anche nell'area euro, vedete ci sono paesi come la Germania che hanno recuperato una grande parte della perdita di PIL del 2009 nel 2010 e il resto lo stanno recuperando nel 2011. Altri paesi come l'America Latina evidentemente hanno addirittura raddoppiato quella che era la perdita, così come evidentemente paesi che invece la crisi non l'hanno nemmeno sentita, come i paesi dell'OPEC e i paesi del Far East. L'Italia è in una situazione evidentemente peggiore rispetto al resto dell'Europa perché vedete ha perso più di tutti e in più sta facendo fatica a recuperare, perché la pochissima crescita registrata nel 2010 stenta a ripetersi negli anni successivi. Quindi quello che altri paesi hanno o non hanno per niente subito o hanno subito in maniera ridotta e recuperato immediatamente, noi ci metteremo 3-4 anni per poter tornare ai livelli pre-crisi. Questa chiaramente è una notizia molto, molto negativa per l'economia del nostro paese, però è un qualcosa col quale dobbiamo fare i conti tenendo conto di una situazione mondiale che sta cambiando molto velocemente. E qui ne vediamo alcuni esempi. La quota delle importazioni mondiali in dollari, che prima era praticamente una forchetta molto divaricata tra i paesi avanzati e i paesi emergenti, che rappresentavano nel 90 soltanto il 20% delle importazioni mondiali, è arrivata a un 65-35, quindi due terzi e un terzo nel 2009 e tende sempre di più a convergere, perché vedete che in pochissimi anni, dal 2009 al 2013, arriverà addirittura al 56-43. Questo significa che ci sono paesi che crescono con un modello di sviluppo in questo momento più sano rispetto ai paesi avanzati, che invece continuano ad avere degli strumenti di crescita molto spesso basati sugli squilibri, sui saldi negativi delle partite correnti e della bilancia dei pagamenti. Non mi voglio addentrare in argomenti prettamente economici, perché qui ci sono tanti professori e farei solo una brutta figura, però è abbastanza evidente notare come quello che è uno squilibrio, cioè una crescita finanziata a debito, che è sempre un po' stata la caratteristica degli Stati Uniti, che poi ha portato questo modello in Europa e che poi ha causato anche quello di cui parlavamo prima, è invece un modello per niente seguito dai paesi del Far East, che invece fanno del saldo positivo della bilancia dei pagamenti un cavallo di battaglia. Questo non ha soltanto influenze economiche, ma anche influenze politiche. Le riserve valutarie di questi paesi, vedete che sono cresciute a dismisura, tanto la Cina quanto, seppur in maniera molto minore, gli altri paesi del BRIC, ad altro non servono che a finanziare gran parte del debito pubblico, soprattutto degli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti, che nel 2000 avevano un debito pubblico estero che era praticamente
finanziato quasi tutto da Giappone e dai paesi occidentali, dagli altri paesi, oggi invece vedono circa un terzo del debito americano finanziato da Cina e dai paesi del BRIC e il 25% soltanto dalla Cina. Chiaramente i possibili, come lo leggiamo tutto questo? Lo leggiamo con l'allargamento del G7 al G20, lo leggiamo con una politica internazionale molto influenzata da parte degli una politica americana molto influenzata da situazioni che chiaramente non possono essere più bilaterali come era una volta, ma devono tener conto di questi loro creditori nuovi. Creditori che probabilmente, secondo quest'altra slide, continueranno a fare questa strada. Poi vedremo che un correttivo ci deve essere, probabilmente ci sarà, però vedete che le previsioni sono dal 2000 circa, in cui queste due percentuali erano molto vicine di debito pubblico sul PIL tra i paesi avanzati e i paesi emergenti, si vanno via via sempre più amplificando. Evidentemente qui c'è stato anche l'impatto appunto della crisi finanziaria e quindi la necessità di finanziare parte del sistema bancario, però vedete che la tendenza continua a essere quello di due modelli di sviluppo completamente differenti, uno che continua a basarsi sul debito e l'altro che invece continua a basarsi su un surplus, che significa pochi consumi interni, investimenti programmati, certamente però anche una condizione economica di questi paesi, quindi della popolazione di questi paesi, molto più sacrificata di quella che viviamo in Occidente. Quindi è una situazione molto strana in cui i paesi che stanno meglio, nei paesi in cui che come riserve stanno meglio e economicamente sono più solidi, lo sono anche perché c'è una situazione di socio-politico-economica in cui la popolazione è svantaggiata o perlomeno la popolazione soltanto in parte viene fatta partecipe dei progressi economici del paese stesso. Ecco perché dico un correttivo automatico probabilmente ci sarà, perché tutto questo può continuare a durare soltanto fino a quando questi popoli accetteranno di essere in una situazione così differente rispetto ai paesi occidentali. È chiaro esempio di tutto questo è chiaramente anche quello che sta succedendo, se volete, nei paesi del Nord Africa, nei paesi del Golfo, dove evidentemente una situazione di minor pressione e controllo politico rispetto ad esempio alla Cina ha fatto sì che ora queste esigenze e queste voglie di miglioramenti economici, perché la gran parte di queste situazioni, di queste sommosse, di queste rivendicazioni sono evidentemente di carattere economico, proprio in una popolazione che ancora vive in una situazione difficile rispetto a dei dati, a dei paesi che invece continuano a crescere a ritmi del 4, del 5, del 7% l'anno. Cosa succede in Europa? In Europa abbiamo una situazione molto complicata anche qui, perché a parte la crescita a ritmi ridotti abbiamo anche il debito pubblico, come abbiamo visto anche negli Stati Uniti, che diventa sempre più consistente e sempre più pericoloso, soprattutto in alcuni paesi. Quindi anche qui abbiamo una forte divaricazione tra paesi che riescono a seguire con una politica di rigore fiscale, con una politica di anche freno degli investimenti, contenimento degli investimenti, e paesi invece che si sono trovati più a disagio nel momento di crisi, sia per una minore capacità del sistema bancario, sia per esempio come la Spagna, per un problema legato anche al mondo immobiliare, che invece fanno più fatica a tenere dietro agli altri paesi. E vedete che quindi questi paesi che piomevano, presentavano un costo del finanziamento dello Stato a livelli più o meno simili, racchiuso in un 70, 80, 100 basis point, soltanto nell'aprile dell'anno scorso, si sono divaricati fino ad avere degli spread sul Bund, che è considerato il titolo di Stato tedesco, che è considerato un benchmark in quanto la Germania è la meno rischiosa delle economie europee. Vedete che abbiamo ormai qui Irlanda, Portogallo e Grecia, che sono addirittura più di 1000 basis point, quindi più del 10% di spread, quindi di costo del rischio rispetto ai titoli tedeschi. Una Spagna che dopo un periodo molto complicato, che è arrivata a circa 600 basis point, si è avvicinata ai 400, e poi gli altri paesi qui sotto un po' più virtuosi, tra quali l'ultimo dei virtuosi direi è l'Italia.
che comunque sta contenendo molto con le manovre di carattere pubblico, fiscale soprattutto, e di mancanza di investimenti, la capacità di gestire il debito. In Italia l'altro vantaggio importante qual è stato? Si parla spesso di debito pubblico e per anni noi siamo stati considerati i peggiori di tutti, in quanto nel debito complessivo si considerava soltanto il debito pubblico. Da quando qualcuno si è reso conto che gli Stati Uniti sono finiti in quella situazione anche per il debito dei privati e per il debito delle imprese, ci si è resi conto che la solidità del paese è un po' la somma algebrica dei vari debiti, quindi il debito pubblico, il debito delle famiglie e il debito delle imprese. In Italia per fortuna il debito delle famiglie è molto basso, anzi c'è una capacità di risparmio molto forte, per cui la media di questi debiti ci consente di essere un paese che riesce a gestire ancora correttamente queste tensioni sui mercati finanziari. Chiaramente vedete come si divaricano anche tutti gli indici di fiducia nei paesi, quelli che abbiamo detto più virtuosi e quelli di periferia, tanto per quanto riguarda alcune i consumatori, le imprese di servizi, addirittura una sopra lo zero e l'altra sotto lo zero, addirittura a livelli di 45%, di 20%, l'unico punto in cui c'è una crisi che attanaglia tutti, allo stesso modo più o meno, è il settore delle costruzioni, dove invece appunto c'è una maggiore difficoltà di uscita dalla crisi dovuta proprio alla doppia situazione di svalutazione dell'immobiliare e grande debito costruito sugli immobili stessi. Come si pone l'Italia in questa situazione? Abbiamo già anticipato che chiaramente si pone in una situazione economica molto complicata, cioè di crescita molto complicata, vedete che appunto cresce molto poco e le previsioni sono che cresca molto poco il PIL, legato soprattutto a tre fattori e mezzo direi. Uno, l'aumento dell'inflazione, legato soprattutto all'incremento delle materie prime, e molti di voi che lavorano in questi settori sanno bene che tipo di oscillazioni ci sono state. Due, conseguenza dell'inflazione, la manovra sui tassi della BCE e quindi questo ritorno dopo anni di tassi in calo, arrivati quasi allo zero, alla crescita dei tassi e quindi tassi di interesse più alti. E il terzo è le restrizioni fiscali che chiaramente non consentono una manovra espansiva. Quello che è a metà è il discorso dell'andamento del cambio, che chiaramente è un'altra variabile che potrebbe essere negativa, perché gli Stati Uniti, che abbiamo visto, hanno tutto quel debito, hanno bisogno invece di esportare, hanno bisogno di tenere i tassi bassi perché hanno un debito enorme e quindi probabilmente questo differenziale di tassi, aumento dei tassi in Europa e mantenimento dei tassi bassi negli Stati Uniti potrebbe ancora di più far divaricare il cambio euro-dollaro, svantaggiando quindi la capacità di esportazione dei paesi europei. Ma veniamo a quella che è più argomento mio, perché per ora mi sono cimentato in cose, ripeto, più di competenza dei professori universitari. Veniamo a quella che è la situazione delle imprese. La situazione delle imprese, vedete, è stata molto difficile, molto negativa in Italia. Nel 2008 primi segnali di crisi, 2009 crisi proprio defragata assolutamente, con un meno 20% sul fatturato globale delle imprese, sulla media del fatturato delle imprese. Il 2010, vedete, c'è un più 7%, è evidente che è un più 7% rispetto all'anno precedente, quindi rispetto al meno 20%, quindi non è un segnale di grande positività, però comunque è un segnale di crescita. Però, come abbiamo visto per il PIL, con una difficoltà di mantenimento di questa crescita o addirittura di incremento della crescita. Quindi con dei numeri che ancora una volta si pongono sotto questo 7% sia per il 2011 sia che per il 2012. Ma la cosa più strana di questa crescita non è tanto il numero globale, ma è la composizione della crescita, perché la crisi che ha fatto ha acuito enormemente il differenziale tra imprese che ce la fanno e imprese che non ce la fanno, quindi tra imprese eccellenti e tra imprese che invece nella crisi hanno trovato praticamente la goccia che fa traboccare il vaso. Vedete quanto è aumentato il divario tra le imprese peggiori, tra la mediana delle imprese peggiori e la mediana delle imprese migliori, che era circa i 17 punti, è arrivata nel 2009 ad oltre 26, 25 punti,
Che cosa significa? Che queste imprese qui probabilmente non sono riuscite ad andare avanti e nonostante le imprese migliori abbiano praticamente tenuto anche durante la crisi, perché vedete quel meno 20% qui non si legge, non si vede, quindi ci sono delle imprese che continuano ad andare molto bene, abbiamo quasi anche al sud abbiamo oltre il 30% delle imprese che hanno fatto in questi anni aumenti di fatturato tra il 10 e il 20%, però ahimè sono un numero abbastanza limitato. Quello che ci porta giù è il peggioramento delle imprese che non ce l'hanno fatta o che hanno grosse difficoltà. In più questo contesto, il contesto del paese è evidentemente molto complicato, qui ho messo dei dati interessanti sulla come viene percepito il paese anche da un punto di vista di chi investe in Italia, quindi rispetto all'attrattività che possono avere altri paesi europei, vedete che c'è stato un declino completo del numero di iniziative di investimenti esteri in Italia dal 2000 in avanti, sempre calante, non solo, ma rispetto a quelli che sono gli investimenti degli altri paesi, tanto in numero, tanto in milioni, tanto in occupati, hanno differenze o del doppio o del quadruplo addirittura per alcuni paesi. Quindi chiaramente non abbiamo nemmeno l'aiuto di chi viene in nostro soccorso ad aiutarci per una crescita economica. I freni alla crescita quali sono? Quelli di cui parliamo continuamente, quelli di cui sento parlare molto in questi giorni di fermento politico anche amministrativo, e quindi l'eccesso di burocrazia, qua ci siamo divertiti a mettere alcuni numeri di classifiche mondiali sull'eccesso di burocrazia, quindi riviste che si divertono a mettere in fila i paesi per facilità di fare business, e vedete che l'Italia è di gran lunga peggiore rispetto ai suoi potenziali competitor. Questo argomento importantissimo, spesso trascurato, che è la lentezza della giustizia civile, noi abbiamo una situazione praticamente esplosiva, nessun imprenditore serio entra in un paese nel quale non c'è certezza di quelle che possono essere le procedure legali e le procedure di gestione delle controversie commerciali. Noi abbiamo tempi che sono più lunghi del doppio rispetto alla Spagna, da 3-4 volte quello degli altri paesi europei. Questo è un altro elemento fondamentale di mancanza di interesse degli investitori stranieri in Italia, più di tutti gli altri probabilmente. E ancora chiaramente la situazione delle infrastrutture, anche qua vedete quanto in tutti i comparti, dall'indice complessivo a quello sulla situazione stradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, l'Italia si caratterizzi sempre con una classifica molto negativa e molto peggiore rispetto a quello dei suoi competitors. Ultimo, il prezzo dell'energia, sappiamo tutti chiaramente le cause e le motivazioni, dovute chiaramente a una scelta di politica energetica più conservativa in questo momento del disastro giapponese, anche volendo più cautelativa per quanto riguarda anche noi, però sicuramente che ci penalizza da un punto di vista economico. E anche se vogliamo a un ritardo nell'implementazione delle politiche di energie rinnovabili, che in questi ultimi 2-3 anni hanno avuto una grossa accelerazione, ora sono state di nuovo un po' frenate, sempre per quelle restrizioni di politica fiscale, però evidentemente sono partite molto dopo, anche rispetto, pensiamo soltanto alla Germania, che pure è un paese che sicuramente ha meno possibilità di sfruttare questo tipo di energia, ma che invece è molto più avanti rispetto a noi. In questa situazione economica, e qui veniamo a parlare un po' di quadro regolamentare, quindi della situazione di Basilea e degli effetti di Basilea sulle banche e a catena sulle imprese, vediamo come è cambiato appunto il quadro regolamentare, cioè questi regolatori che si sono visti sfuggire un po' le cose da mano, perché sicuramente un quadro regolamentare più forte e dei regolatori più forti avrebbero dovuto impedire tutto quello che è successo da un punto di vista di crisi finanziaria che abbiamo brevemente raccontato prima. Oggi si stanno molto rafforzando, stanno concertando molto di più, gli strumenti poi per farlo sono sempre abbastanza complicati, perché poi vi darò due dati su a che cosa siamo tornati da un punto di vista di bolle di derivati, di quello che si chiama lo shadow banking, quindi l'attività di bancaria non ufficiale. Ed è tornata quasi ai livelli di una volta, quindi purtroppo l'esperienza su queste cose serve a poco. Però vedete che il quadro regolamentare si è molto rafforzato, non soltanto in quelli che sono gli obiettivi definiti di Basilea 3, quindi degli interventi mirati del regolamentore sulle singole istituzioni finanziarie, perché sapete che Basilea, si parla sempre di Basilea nei confronti delle
imprese, perché infatti l'effetto nei confronti delle imprese è un effetto indiretto, perché Basilea tende a regolamentare il capitale delle banche, non il capitale delle imprese, ma tende a regolamentare il capitale delle banche in funzione del portafoglio di attivi che le stesse banche hanno. Quindi con la speranza che le banche intanto si mettano in portafoglio, cioè si mettano in bilancio i loro attivi e non facciano come hanno fatto con i derivati che li tenevano fuori bilancio, ma comunque con un monitoraggio sulla qualità di questi attivi, Basilea tende a discriminare tra investimenti buoni e investimenti meno buoni. E da qui il rating a tutte le società finanziate dalle banche, addirittura a tutti i privati finanziati dalle banche, che sono tutti con un rating attaccato che ne determina nella composizione del portafoglio di ciascuna banca la capacità di questa banca di fare maggiore o minore credito. Quindi Basilea è un argomento che interessa tutti noi. Quando parliamo per esempio di Sud, quando parliamo di cattivo credito, di sofferenze, di banca del Sud, di chi deve fare il credito, oggettivamente non possiamo prescindere dal fatto che un comportamento virtuoso di tutti, quindi la capacità di fare buon credito da parte delle banche, che significa avere clienti solidi, avere clienti solvibili, diminuire il grado di sofferenze, consente a questo sistema bancario di fare più credito, perché i coefficienti di capitale si liberano man mano che migliora il portafoglio di credito, e quindi c'è la possibilità di continuare a far credito. Se invece noi continuiamo in un percorso negativo, poi lo esamineremo, purtroppo in questi anni è peggiorata evidentemente la qualità del credito delle banche, ci sarà sempre più bisogno di capitale e sempre meno capacità di fare credito. Più le banche aumentano il capitale, più aumenta il costo del credito. Quindi è un effetto anche un po' complicato, che però lega un po' tutti insieme tutti gli attori dell'economia. Vediamo un attimino, ecco, a parte Basilea 3, quali sono i requisiti, che cosa vuole andare a intercettare Basilea 3 rispetto a Basilea 2, cioè in che cosa ora pensano i regolatori di aver sbagliato prima e di poter fare meglio ora. Innanzitutto danno dei nuovi minimi di capitale, mentre prima gli bastava un certo capitale, ora l'hanno aumentato enormemente, sempre sotto forma di ratio evidentemente, quindi di percentuali sugli asset, sul portafoglio. Poi un patrimonio di qualità più elevata, un altro piccolo trucco a cui ricorrevano le banche, chi più chi meno, era questi strumenti che si chiamano subordinati, anche qui molto, con molta ingegneria finanziaria, che poi però alla resa dei conti si sono rilevati molto poco solidi e quindi non hanno potuto costituire il capitale sul quale far fronte alle proprie obbligazioni. Quindi non si terrà più conto di alcuni strumenti, chiamiamoli così, subordinati, di quasi equity, di cui tante banche, soprattutto internazionali, erano piene nei loro bilanci. Dei requisiti più severi, e qui veniamo proprio al nocciolo della questione, quindi tutte le attività, chiamiamole così, non di banking book, quindi non attività tradizionale in cui si fa il finanziamento e rimane sui libri della banca, ma tutte quelle attività che vengono definite sotto il nome di trading, cartolarizzazione, veicoli fuori bilancio, rischi controparte, quindi attività che le banche gestivano in modo un attimino più meno rigoroso, ecco, rispetto a un'attività normale di banca. Dei requisiti minimi di leva. Anche qui il concetto di leva viene spesso usato per le aziende, quando si dice un'azienda ha bisogno di un certo capitale e con quel capitale può assumere fino a un certo debito, peccato che ci eravamo dimenticati di pensarlo per le banche, quindi le banche invece avevano un certo capitale, quello rimaneva, nei momenti di boom però aumentavano a dismisura il loro portafoglio e quindi facendo come? Indebitandosi a loro volta sul sistema bancario. Il sistema interbancario è stato uno dei più disastrati dalla crisi finanziaria, perché la maggior crisi di fiducia che si è determinata tra gli operatori è stata proprio tra gli operatori bancari, cioè le banche a un certo punto non prestavano più alle altre banche. E quindi maggiori controlli anche su questo rapporto tra capitale e debito. Un'ulteriore necessità di capitale da attivare nei momenti particolarmente di stress finanziario e poi anche un altro elemento fondamentale che non era prima regolamentato in maniera molto uniforme, perché chiaramente in Italia c'erano questi standard ma erano poi differenti rispetto a quelli degli altri paesi europei, che riguardano invece l'approvvigionamento di denaro rispetto alle scadenze e agli impegni della banca stessa. Questa è molto semplice, una banca normalmente vive di raccolta breve, nel senso di depositi e conti correnti, la maggior parte degli attivi sono fatti da quello, quindi teoricamente immediatamente riprelevabili
dai depositanti, invece la gran parte della sua attività la fa a medio termine e quindi c'è un mismatch, si chiama, una differenza tra le scadenze e l'eventuale di ritorno, di recupero dei soldi da parte dei depositanti e di impegni della banca, che sono talmente differenti che se si verificasse, come in Inghilterra, vi ricordate, si era verificato a un certo punto proprio per una società che faceva mutui, quindi aveva proprio questa differenza tra la raccolta e gli impieghi a medio termine, anche questo non era regolamentato in modo uniforme e anche questo verrà riregolamentato in modo più uniforme da Basilea 3. Ma a parte questi, che qua abbiamo definito degli obiettivi microprudenziali perché riguardano le singole banche, cioè i singoli soggetti coperti dalla vigilanza, ci sono anche altri obiettivi che invece riguardano i rischi sistemici. Quindi si è detto, siccome tutti dicevano il bilancio delle famose AAA, no? Tutte le banche che sono fallite, Lehman per prima era AAA, ma era AAA in quanto il bilancio sembrava buono, però poi il rischio sistemico, il fatto che sia deflagrata una serie di strumenti finanziari, ha fatto sì che anche quelle che erano AAA non abbiano retto. E quindi degli altri elementi che sono per ora soltanto indicativi di vigilanza su questi rischi sistemici. Penso devo andare un po' più velocemente. Quanto abbiamo? Sì. Ancora un quarto d'ora, ce la faremo. Bene, salto allora questa parte, anche se è importante perché vado un po' più avanti. Il Basilea 3 quindi praticamente ci impone di avere più capitale come banche, più capitale per fare credito più tranquillo e per essere più solidi nel momento di un'eventuale crisi. Questa necessità di capitale per le banche italiane era stimata in circa 40 miliardi a giugno del 2010. Da quest'anno sono partiti una serie di aumenti di capitali, il primo tra tutti è quello che ha fatto il gruppo di cui il Banco di Napoli fa capo, e quindi il gruppo Intesa San Paolo, con un aumento di capitale di 5 miliardi, che li porterà, e poi anche altre banche hanno annunciato aumenti di capitale, la Popolare, la Popolare Milano, lo stesso Montepaschi sta lavorandoci su Unicredito, però non si è ancora pronunciato, ma aveva fatto un aumento di capitale subito, immediatamente, subito dopo la crisi. Però questi 40 miliardi andranno raccolti in questi anni. Basilea da parecchi anni, perché in questo forse c'è la critica maggiore, sono intervenuti, però sono intervenuti dando tanto tempo per sistemare le cose, perché appunto questo incremento del ratio patrimoniale deve aumentare dal 2013 al 2019, le banche italiane hanno quindi con questi aumenti di capitale deciso di anticipare immediatamente gli effetti degli aumenti di capitale futuri. Quindi faranno quasi tutte immediatamente aumenti di capitale. Che cosa significa questo? Significa, da una parte, se mi doto immediatamente di capitale, che chiaramente me lo danno i miei azionisti, quindi devo chiedere denaro al mercato, gli azionisti si aspettano un ritorno su questo denaro e quindi evidentemente è possibile che questo denaro, una volta impiegato, costi di più. Per cui ci si può aspettare un incremento dei costi del credito. Ma soprattutto ci si deve aspettare un'allocazione dei prestiti più selettiva e quindi sempre più incentrata su quelle appunto che sono clientela che si presenta in modo solido nei confronti del sistema. L'ho detto per quel discorso insomma, di circolo virtuoso che bisogna innescare, per cui più presto ha controparti solide e valide e più posso continuare a prestare. In più, tutto questo però, quindi se nell'immediato potrebbe, ripeto, tradursi in un discorso di maggiore selettività e di aumento marginale del costo del denaro, sicuramente nel medio periodo rispetto a tutte le altre economie europee, se non faranno anche loro quello che stiamo facendo in Italia, produrrà un risultato di sistema bancario più stabile e meno rischioso e quindi capace di sostenere un rilancio, una ripresa dell'economia prima di quanto possano fare altri paesi. In poche parole, essendoci poca possibilità per il momento di interventi pubblici molto forti da parte del governo, visto che siamo in una situazione globalmente complicata, le banche potrebbero essere nuovamente, con questa serie di aumenti di capitale, un motore di ripresa per l'economia. Le banche che hanno fatto durante la crisi, questo vado velocissimo, però ci tengo a dirlo, proprio per il fatto che non sono state colpite molto dalla crisi, hanno sempre sostenuto l'economia. Vedete che anche nella fase più acuta della crisi, in cui tanto produzione industriale, tanto fatturato che export sono crollati a livelli inferiori almeno 20%, la linea del sostegno dei prestiti alle imprese è stata quasi sempre positiva, tranne in un brevissimo periodo fra la fine del 2009 e l'inizio del 2010.
da che cosa era nata quella piccola flessione dei finanziamenti delle banche? Da questa situazione, cioè che non c'erano più investimenti fissi, cioè le stesse clienti non chiedevano più denaro per fare investimenti e tutto il denaro che chiedevano andava qui, cioè era denaro per ristrutturazione del debito, quindi era denaro che non serviva a creare ricchezza ma serviva a mettere a freno e mettere qualche puntello a situazioni di difficoltà. Ora stiamo rivedendo, non ancora, vedete, delle riprese degli investimenti fissi, però la cosa incoraggiante è che ormai da metà del 2010 vediamo invece una ripresa di finanziamenti per ricostituire il circolante e per finanziare l'attività commerciale, quindi comunque un segnale di ripresa lo stiamo vedendo. Nel 2009 il sistema italiano, l'ABI, ha fatto un accordo con Confindustria per questo famoso avviso comune. Questo avviso comune è stato fondamentale perché ha consentito di non richiedere indietro, di dilazionare le rate di finanziamento di tutte le PMI che ne facessero richiesta e che non fossero già in stato di default evidentemente, di dilazionare di un anno le rate di pagamento in scadenza. Questo ha consentito in circa un anno e mezzo di sospendere debiti a circa 190.000 PMI per un controvalore di finanziamenti pari a oltre 56 miliardi di euro, che è una cifra enorme, praticamente sono soldi che dovevano ritornare al sistema bancario invece che sono stati lasciati nelle imprese per, in parte per ristrutturare, per allungare le scadenze, in parte abbiamo visto anche per ricominciare a finanziare il circolante. Di questa parte, tanto per darvi un dato che vi dà anche gli ordini di grandezza delle banche attualmente in Italia, il gruppo Intesa San Paolo ha fatto circa 60.000 interventi sulle PMI e il Banco di Napoli circa 5.000. Vado un po' più velocemente. Ecco, questo è un altro dato positivo che poi a scaletta va anche sul mezzogiorno. Vedete che anche attraverso questa situazione, quindi questa capacità di sostenere le imprese con strumenti particolari sostenuti dall'accordo anche con Confindustria, in Italia il credito è aumentato molto di più che negli altri paesi europei, dove pure il rallentamento dell'economia era stato, abbiamo visto prima, meno forte che in Italia. Quindi paesi come Germania e Francia e poi in tutta l'area euro c'è stato un credito alle imprese che è diminuito più a lungo di quanto non abbia fatto in Italia e ancora oggi è decisamente più basso rispetto a quello che c'è in Italia, sia per questi interventi straordinari sia perché le banche si sono trovate in una situazione di difficoltà maggiore rispetto a quanto non abbiano fatto le banche italiane. In particolare sono cresciuti i finanziamenti alle piccole imprese, vedete la linea gialla è proprio quella delle famiglie produttrici che sono le piccole aziende da meno di 5 dipendenti, poi ci sono le piccole che hanno meno di 10 dipendenti, vedete che paradossalmente il credito, e questo è l'altro motivo per cui il Sud ha avuto meno problemi, fra virgolette, relativi evidentemente rispetto al Nord Italia, la dimensione delle aziende al Nord era talmente grande, era più industriale e quindi ha subito la crisi in maniera maggiore di quanto non abbiamo fatto al Sud le piccole e medie aziende. E vedete che anche qui il dato migliore è proprio quello delle imprese nell'Italia meridionale che hanno subito il minor rallentamento di credito rispetto a tutte le aree italiane. Oggi che cosa ci si può aspettare dalle banche? Innanzitutto questi aumenti di capitale di cui abbiamo parlato, ripeto, possono essere un grosso anticipatore della ripresa, possono essere uno stimolo molto importante avendo noi anticipato quello che è un requisito che gli altri dovranno fare negli anni a venire. I vantaggi competitivi sono sostanzialmente questi, sono per le banche un minor costo del funding e quindi in un momento di aumento dei tassi potersi approvvigionare del denaro a un costo inferiore, quindi non sommare all'aumento del tasso di interesse anche l'aumento dello spread, che è il costo del rischio, cosa che invece in questi anni, pur con tassi bassi, era enormemente aumentato proprio in virtù del maggior rischio. Maggiori possibilità di crescita delle singole banche che possono aumentare il portafoglio crediti e quindi fare più credito. Abbiamo visto che in Germania e in Francia, pur con un tessuto economico più favorevole, si è fatto meno credito. Maggiore flessibilità strategica per le nostre banche, magari per fare operazioni anche esterne, quindi di acquisizioni, di aggregazioni e quindi avere una solidità patrimoniale ancora più forte, e chiaramente per gli azionisti che si fidano delle banche nell'investire, nel fargli questi aumenti di capitali, dei flussi di dividendi più sostenuti
che saranno in quel caso ciclici rispetto a una ripresa prodotta dalle stesse banche. Quindi potremmo innescare un circolo virtuoso in cui banche più forti danno più credito, fanno anticipare la ripresa e quindi chiaramente ottengono maggiori dividendi in ritorno. Perché in Italia abbiamo fatto questo? Perché crediamo in queste possibilità. Innanzitutto perché il sistema bancario in Italia è ancora un po' arretrato rispetto a quello di altri paesi. Qui ci sono alcuni indici che mettono a confronto la bancarizzazione di alcune forme di attività finanziarie e bancarie rispetto ad altre, dalle più semplici, dalle carte di credito, vedete la metà rispetto ai paesi europei, agli asset under management, che è un'altra cosa molto importante, quindi il risparmio gestito. Oggi ne parlava correttamente il professor Iannelli nel suo articolo di conoscenza dell'attività finanziaria, quindi la famosa cultura finanziaria delle famiglie, che spesso appunto in Italia è molto più indietro rispetto ad altri paesi, e tante altre attività, tra cui per esempio questa importantissima della previdenza complementare, che ancora non hanno dato frutti per il sistema bancario, che invece potrebbero aiutare le banche a sostenere questa crescita. Le PMI evidentemente è il nostro tessuto economico nel quale ci muoviamo, il 90% degli occupati totali del settore economico è, degli addetti totali è nelle PMI, il 95% delle aziende è fatto di PMI, che rappresentano poi il 70% del valore aggiunto e il 50% delle esportazioni. Però le PMI, proprio per quello che ci siamo detti, devono fare degli sforzi particolari. Devono innanzitutto, il numero uno, patrimonializzarsi. Cioè, noi abbiamo sempre assistito oggettivamente a una situazione nella quale c'era l'impresa povera e spesso l'imprenditore ricco. Ecco, questa situazione si deve un po' riequilibrare, cioè l'imprenditore che oltretutto spende tutta la sua vita in azienda e quindi si dedica tutto se stesso e tutto quello che ha alla sua attività, deve capire che è il momento di apparire per quello che è, quindi di non dividere più in modo così netto le attività personali da quelle dell'azienda stessa, perché più riesce a far apparire e più chiaramente il suo merito creditizio aumenta e più le banche potranno fargli maggior credito a minor costo e risparmiare capitale per fare altro credito anche agli altri imprenditori virtuosi. E questo potrà portare poi a quelle caratteristiche di cui necessitano le nostre aziende medio-piccole, che sono crescita dimensionale, consolidamento di settore di filiera, internazionalizzazione, innovazione e via dicendo. Sapete tutti quali sono le preoccupazioni per le nostre piccole e medie aziende, che non riescono a stare sui mercati mondiali perché innovano poco, investono poco e non trovano sbocchi per l'internazionalizzazione, che abbiamo visto quel grafico che abbiamo visto all'inizio sulla aumento verticale delle importazioni dei paesi emergenti, non possono che aziende che riescano poi a stare su quei mercati a beneficiare di questo ritorno. Per quanto riguarda noi, che stiamo facendo? Ma anche qui lo dico soltanto come pretesto per dare un concetto che secondo me è molto corretto. Abbiamo sviluppato anche qui con la piccola e media industria di Confindustria un accordo nel quale tentiamo di capirci meglio tra banche e imprese, quello che abbiamo chiamato il concetto di bancabilità. Che cosa significa? Significa che ci sono due gap molto forti dovuti proprio a una simmetria informativa tra banca e impresa, cioè le banche conoscono poco il business industriale o commerciale in cui un'azienda è impegnata e dall'altra parte le imprese non conoscono le modalità con la quale le banche valutano il merito creditizio della stessa azienda. Allora abbiamo creato due strumenti, uno che si chiama diagnostico, uno simulatore. Nel diagnostico l'imprenditore, nel segreto delle sue uffici, può, attraverso uno strumento messo a disposizione da noi, però senza che noi ne veniamo a conoscenza, quindi veramente senza dover scoprire inizialmente nessun tipo di carta, autovalutarsi, capire con quali modalità le banche valutano il merito creditizio della propria azienda. Questo chiaramente una volta che si ha questa consapevolezza, evidentemente se poi la si vuole condividere con la banca, c'è un altro strumento che si chiama il simulatore, che il cliente poi si reca in banca e attraverso una serie appunto di simulazioni, sia sul conto economico, sia sul capitale, sia sulla ristrutturazione del debito, magari più verso il medio termine che sul breve termine, consentono insieme a banca e azienda di vedere in che modo poter migliorare quel famoso merito creditizio, il famoso numerino che poi rappresenta il rating di ciascuna azienda. Quindi tutto si basa non soltanto sulla voglia chiaramente di fare cose virtuose, ma anche di comunicarsele, cioè di far capire, ripeto, meglio alla banca cosa si fa, quali sono
i propri progetti e dall'altra parte capire in che modo la banca prende in considerazione quello che ogni azienda si propone di fare. Il Mezzogiorno evidentemente non possiamo che dirlo, visto che siamo qua, ma questa è una slide presa dal piano di impresa di Intesa San Paolo e quindi non è soltanto locale. Noi crediamo molto come banca nel Mezzogiorno, siamo convinti che una ripresa del Paese non può che avvenire dal Mezzogiorno. D'altra parte i gap quando ci sono, sono molto più facili da recuperare quando si parte dal basso che non dall'alto, quindi essendoci delle risorse e delle capacità, come d'altra parte sta dimostrando anche l'attività del Banco di Napoli, scusatemi, giusto un attimo solo di compiacimento, stiamo facendo degli ottimi risultati e siccome una banca non è altro che il riflesso del territorio in cui opera, vuol dire che c'è un territorio che funziona e che sta andando bene. In sintesi, e concludo, la crisi finanziaria quindi ha prodotto questi grandi cambiamenti a livello internazionale, l'equilibrio economico, abbiamo detto, si è spostato dai paesi avanzati ai paesi emergenti, contemporaneamente si è innovato molto sul quadro regolamentare per evitare che rischi sistemici possano causare la crisi finanziaria che abbiamo subito negli ultimi 4-5 anni, l'Italia fatica a tenere il passo e ha una ripresa molto più lenta rispetto agli altri, perché soprattutto più per situazioni dovute al sistema bancario, al sistema finanziario, alla capacità degli imprenditori stessa, paga questi forti ritardi, tanto nel tempo della burocrazia, tanto nella lentezza della giustizia, le cause che abbiamo esaminato velocemente prima. Le banche hanno sostenuto il sistema industriale durante la crisi, in Italia soprattutto, nel Mezzogiorno soprattutto. La sfida che vogliono darsi è quella di anticipare la ripresa attraverso questo adeguamento ai livelli di Basilea 3 e quindi farsi trovare preparate con i loro clienti per poterli supportare nelle operazioni di sviluppo che hanno in mente e chiaramente quindi dedicare le energie necessarie sia in termini di capitale che di risorse umane e professionali allo sviluppo dell'economia del territorio. Grazie. Grazie molte. Allora adesso apriamo un po' di dibattito. Io comincio in genere io per rompere il gelo. Un primo commento. Voi sapete che se partite da 100 togliete il 5% e poi ci raggiungete il 5% non tornate a 100. Questo è chiaro. Cioè, quindi, no, perché queste molte cose, molte persone non è chiarissimo questa cosa. Partite da 100, togliete il 5% e scendete a 95. Su questo lo incrementate del 5%, ovviamente non tornate a 100. Quindi il fatto di confrontare le cose che faceva vedere lui, confrontare, dice questo è sceso del 4, però adesso sta crescendo del 4, ancora non ritorna agli elementi del... Però noi peggio ancora. Il noi ancora peggio, vedere, parlarne proprio. Questo. Il discorso era vederlo in termini relativi. No, una delle altre cose che secondo me è importante è questa, che bisogna capire, dopodiché, quando parliamo di agenti economici e si dice per esempio le banche hanno sostenuto il credito alle imprese in questo periodo. Beh, non è che l'hanno fatto perché era loro interesse farlo. Cioè, capito? Tutti gli agenti economici si muovono ovviamente nella massimizzazione del proprio interesse, banalmente. Quindi quello che secondo me è importante è capire se questa nuova regolamentazione fa sì da allineare gli obiettivi dei singoli agenti, in particolare credito e settore produttivo, in maniera tale che il comportamento che si innesti sia più virtuoso. Da nessun agente si può chiedere di dire tu fai il bene degli altri, in economia questa cosa qui non esiste, ed era interesse per esempio delle banche sostenerlo, perché sostenere il settore produttivo, perché se non l'avessero fatto sarebbero fallite tutte le banche, tutte le imprese e di conseguenza a catene tutte le banche, era interesse di intervenire su certi settori e sostenere il credito per evitare che ci fosse un fallimento generale. Ora, questa nuova regolamentazione, questa è la cosa di Basilea 3, secondo te si muove nella direzione di allineare gli obiettivi delle imprese, diciamo, e quelli delle banche? Questa è la prima cosa che secondo me è rilevante, perché se vi è chiaro che come funziona Basilea 3, funziona questo per i non economisti, diciamo, adesso io lui l'ha fatta troppo bene, io la banalizzo proprio. Se io do prestito a un'impresa, se io presto dei soldi a un'impresa che ha un buon rating, ho bisogno, incorro in meno rischio, questa è la filosofia di fondo, incorrendo io banca incorro in meno rischio, quindi ho bisogno di minore capitale di rischio,
quindi ho bisogno di accumulare meno soldi per coprire questo rischio, e quindi il capitale che ho accumulato posso utilizzarlo per prestare ad altre banche. E questo dovrebbe essere il meccanismo che parte, no, molto animalescamente. Ad altre banche è un problema più complicato. Allora, secondo te, Giuseppe, questo è importante, perché è capire se queste forme di regolamentazione che riguardano l'aumento del capitale, delle banche, eccetera, eccetera, in qualche modo tende ad allineare gli obiettivi degli agenti. Ma io ho definito, ci vuole un po' la partecipazione di tutti, perché è chiaro che la prima mossa la devono fare le banche adeguandosi a quei requisiti per cercare di accelerare la ripresa, però è evidente che se poi il cliente, l'imprenditore, la famiglia, insomma, rappresenta ancora un credito non solido, quindi un credito che viene valutato da un punto di vista di rating negativamente, questa banca si mangia tutto il capitale disponibile con pochissime operazioni e quindi non solo darà poco credito a quel cliente, ma sarà costretta a darne meno ancora anche a tutto il circuito economico. Quindi è veramente un discorso di grande corresponsabilità cumulativa. Vengo qua. Io vorrei fare un breve intervento che non si collega tanto alla brillante relazione del dottor Castagna, ma da economista qual sono è di taglio più accademico, diciamo così. Vorrei partire dalla considerazione ovvia ma fondamentale secondo la quale noi viviamo una colossale crisi economica che è già durata 5 anni e può durare ancora. Anni fa, quando dopo gli anni dopo la pubblicazione della teoria generale di Keynes, dal secondo dopoguerra in poi, era convinzione degli economisti che non ci sarebbero più state molte crisi. Invece la crisi si stanno verificando di recente, in particolare la crisi di oggi, una crisi che viene paragonata a quella del 29, è una delle crisi più grosse che il capitalismo attraversa. Dunque, il punto di partenza, quello che volevo solo sottolineare con forza, è che è tornata l'idea che il capitalismo è un sistema che attraversa continuamente all'occasione grandi crisi. Secondo punto, le crisi economiche, la crisi attuale si dice non è stata una crisi keynesiana, perché è stata una crisi che è partita dal mercato finanziario. Però, da vecchio keynesiano qual sono, devo dire che le crisi economiche prima o poi diventano tutte crisi keynesiane. Per crisi keynesiane noi economisti intendiamo crisi dal basso livello della domanda globale. Allora, se una crisi è da basso livello della domanda globale, sembrerebbe che si possa e si debba risolvere molto facilmente. Perché la teoria keynesiana sempre ha insegnato che la crisi nasce dal basso livello della domanda globale, ma può essere corretta molto facilmente dall'intervento pubblico nell'economia che, aumentando la spesa pubblica, elimina il calo di domanda globale. Come mai questo fatto non è successo? Sono 5 anni che ci teniamo una crisi e non si riesce a superare questa crisi? A mio parere, insomma, credo proprio che si possa dire che ci sono 3 spiegazioni fondamentali del perché lo Stato non riesce ad eliminare rapidamente la crisi. La prima spiegazione, quella che tutti sanno, è cioè che il debito pubblico, che all'epoca di Keynes non era molto alto, è diventato molto alto nei paesi occidentali in particolare, in Italia soprattutto, e quindi quando il debito pubblico è così alto lo Stato non può fare il suo classico intervento per aumentare la domanda globale e ridurre la disoccupazione. Questa è la prima spiegazione del perché lo Stato non interviene ed è una spiegazione che si collega alla cattiva politica. Quindi se si può dire c'è un rimedio, quello di non fare più cattiva politica, la soluzione c'è, bisognerebbe evitare che lo Stato spenda allegramente e vada in deficit di bilancio in modo da non poter poi all'occasione superare la crisi. Ma quello che pochi credo sanno, insomma di cui non almeno il dibattito pubblico dice poco, è che ci sono altre 2 cause del perché lo Stato non può fare politica anticiclica efficace, perché le crisi durino tanto a lungo.
qui scusate che sono appena un po' tecnico, la prima di queste due spiegazioni è l'esistenza della cosiddetta curva di Phillips, che è una teoria che ha un'importanza, si dice, almeno pari, è più citata almeno della teoria keynesiana. La curva di Phillips, che poi è un'idea semplicissima, è quella curva che parte a dire che quando aumenta la domanda globale, quando uno Stato interviene per superare la crisi, i salari aumentano, di conseguenza aumentano i prezzi, il paese non riesce più a esportare e va in crisi. Quindi l'esistenza della curva di Phillips è la causa per la quale lo Stato non può aumentare la spesa pubblica oltre un certo limite. Il rimedio keynesiano che a suo tempo, dopo la pubblicazione della teoria generale, sembrò ovvio, Keynes sembrò il salvatore del capitalismo, perché aveva detto è la crisi, che ci vuole? La curiamo con l'aumento della spesa pubblica. Oggi abbiamo capito che l'aumento della spesa pubblica non si può fare molto spesso e non si può fare in particolare perché quando il debito pubblico è molto alto non si può fare, ma anche perché l'aumento della spesa pubblica fa aumentare i salari e causa inflazione. E vi è una terza spiegazione, e concludo, per la quale l'intervento pubblico non si può fare. E questa è una spiegazione anche poco nota che ha dato per la prima volta l'economista Kaleski nel 1943 o 44, che si, in un articolo brevissimo di poche pagine che si chiama Ostacoli alla piena occupazione. Kaleski, anche lui piuttosto keynesiano, quasi un precursore di Keynes, alcuni anni dopo la pubblicazione della teoria generale notò che le politiche di piena occupazione non si possono fare, pensate un po', perché se lo Stato facesse sempre politiche di piena occupazione, la disciplina nelle fabbriche crollerebbe, perché i lavoratori, sapendo che c'è sempre piena occupazione ovunque, quando vengono richiesti di fare qualcosa che non vogliono fare, quando ritengono di essere maltrattati dall'impresa, farebbe un bel pernacchio, diremmo a Napoli, al datore di lavoro, tanto sanno che trovano lavoro altrove. Allora, e qui mi permetto di concludere questo mio intervento con quella che è la mia passione del momento, con quella che è la mia passione di vent'anni, quella che è la mia idea guida da vent'anni a questa parte. Il problema che noi viviamo è che il capitalismo ha fatto il suo tempo, vi può sembrare un'idea scandalosa questa, ma il problema di cui sto parlando è legato al fatto che ci sono i salari e che l'aumento della spesa pubblica impedisce, fa aumentare i salari e quindi impedisce appunto causa crisi e impedisce che si rimedi alla crisi. Allora la soluzione qual è? Abolire il lavoro salariato. Questo vi fa sorridere questa idea perché può sembrare un'idea sconvolgente, strana, eppure è un'idea semplicissima. Si tratta di dare, di realizzare la democrazia anche a livello di impresa. Noi abbiamo la democrazia politica, ma non abbiamo la democrazia economica. Se si realizza la democrazia a livello di impresa e si dà cioè la sovranità ai lavoratori, scompaiono i salari, i lavoratori diventano i datori di lavoro, insomma assumono capitale alle proprie dipendenze e scompare il salario, scomparirebbero tutti i guai del capitalismo. Allora concludo dicendo, questa è un'idea che può far sorridere perché in questo momento siamo lontanissimi da poter realizzare un'idea del genere, ma io vi invito a pensare con la vostra testa, perché quello che crede l'opinione pubblica, quello che dicono i giornali non è la verità, bisogna ragionare sul mondo in cui viviamo. Le idee sono fondamentali e qui l'idea che sto cercando da vent'anni di divulgare è che questo, l'abolizione dei salari è una cosa facilissima che si potrebbe fare solo se la maggioranza democratica, se gli intellettuali e i politici e l'opinione pubblica si convincessero. Si tratta di far valere un'idea che oggi viene osteggiata, ma che a me sembra di un'estrema semplicità e che effettivamente non capisco perché venga poco diffusa. Scusa. Grazie Bruno. Voi sapete che è una battaglia che dura circa da vent'anni, quella del professor Iossa, che partite con l'idea delle città cooperative. Abolire i salari non significa dare salario zero, sì. Questo lo stanno già facendo in altri modi. Allora, ci sono altri interventi, io non vedo quasi nulla là dietro. Ma se posso contribuire a abbassare il livello della discussione? Questo lo fai per definizione, basta che ti prenoti e già scendi. No, perché il rischio che non abbia capito niente proprio è,
è bassissimo come rischio. No, io non riesco a capire dai dati che lei ha esposto a un certo punto un comportamento virtuoso del sistema bancario italiano nel fornire credito, in particolare alle PMI, rispetto all'area europea. Ma questo non ha provocato, a differenza degli altri indici che ci ha fatto vedere, sul sistema delle imprese gli effetti desiderati. Allora la cosa non mi è chiara, ci sono altre cause? No, io quello che volevo far capire è che se non ci mettiamo tutti quanti insieme a capire che dobbiamo fare dei miglioramenti reciproci, non basta avere o un sistema economico che tira, come in Germania, per avere credito perché le banche hanno funzionato meno, o un sistema economico che va male, come in Italia, e con banche che invece vanno bene, perché evidentemente poi c'è qualcosa che non funziona. Quindi il famoso discorso del circolo virtuoso è quello di innescare, chiaramente con un passo iniziale che deve essere quello di mettere liquidità nel sistema, visto che lo Stato può farlo poco in questo momento, deve farlo chi ha più possibilità di farlo, e quindi il privato e quindi le banche, può funzionare, può dare dei risultati virtuosi soltanto se le PMI, che ho usato come esempio, ma chiaramente parliamo di imprese in generale, mirano a quei risultati virtuosi, cioè patrimonializzazione, aggregazione, internazionalizzazione, innovazione. Altrimenti tutto quello che possiamo fare è sostenere, dilazionare nel tempo con quella famosa mattoncini che erano sul discorso della ristrutturazione del debito, ma sicuramente non creiamo crescita. Io volevo sottolineare che in Italia, paradossalmente, le tanto vituperate banche, ma non lo faccio perché faccio la banca, e poi insomma tutti possono guardare i dati, esaminarli e dire la loro, le banche hanno tenuto molto e questo ha salvato, grazie alla dilazione che c'è stata nei rimborsi alle imprese, ha salvato gran parte dell'economia. Chiaramente non potevamo crescere perché invece di utilizzare quei soldi per investire, li abbiamo utilizzati semplicemente per ristrutturare. Non so se è stato... Ma, cioè, ma questo io non lo dico perché è un'azienda privata la banca, non è pubblica. No, ma non ci sono i buoni e i cattivi, però voglio dire, una banca vive del suo territorio, quindi è chiaro che fa dei discorsi relativi alla sua sopravvivenza. No, io volevo chiedere una cosa, chiaramente da grande ignorante, quindi si abbassa ulteriormente il livello. Io sapevo così. Ma sintomo qual è? Cerchiamo di capire qual è. Il punto fondamentale è questo, io sapevo che nei momenti di crisi sono dei beni rifugio, no? L'oro, tanto è vero che sta salendo, il mattone, però adesso apprendo che questa crisi è in parte determinata dal mattone, ma quindi questo mattone può essere un bene rifugio durante la crisi, a che condizioni? No, grazie per questa domanda, che anche questa è molto importante. Il mattone è un bene rifugio se lo si compra non a debito. Se lo si compra a debito e con delle leve spropositate è un doppio danno, perché evidentemente gonfia i prezzi con l'inflazione e con la domanda, prezzi che poi non reggono nel momento di crisi, e in più nel momento di crisi l'hai fatto a debito, non hai più nemmeno i soldi per rimborsare. Quindi nei tempi d'oro, e questo spiega anche la tenuta delle famiglie italiane, tutti quanti sanno che in Italia c'è una propensione chiaramente a avere la casa di proprietà che arriva mi pare quasi al 75%, ma soltanto il 20% di questo 75% è indebitato con dei mutui. Quindi questo la dice lunga sulla tenuta del sistema, diciamo, della piccola proprietà rispetto alle grandi speculazioni finanziarie e immobiliari. Non so se ho dato una risposta. Quindi non indebitare tanto. Indebitarsi il giusto. I mutui una volta si facevano al 50%, a un certo punto si è arrivati al 90-95%. Io mi ricordo nel nostro gruppo faceva una pubblicità di uno che doveva comprarsi solo il lavandino e poi il resto lo compravamo tutto noi. Sono perversioni che poi alla fine si pagano, cioè questa competizione nel dire facciamo debito in un momento di tassi che scendevano, quindi sembrava tutta una manna. Poi invece la verità è che le cose poi girano e quindi troppo debito ha sempre fatto male, così come poco debito, io dico. Professor Carboni, che un matematico attivo, perché sostiene di conoscere anche le banche? No, questo non l'ho mai sostenuto. Infatti la mia domanda è proprio puramente cognitiva. La domanda non è, diciamo, all'economista, ma al direttore generale del Banco. Meno male, altrimenti. Molto, il dato che vorrei conoscere, se è possibile, se è disponibile, diciamo, è questo. Dal momento in cui per un'azienda si inizia il processo di fallimento, al momento in cui si conclude l'esecuzione, quanti anni passano? Perché il dato di 1452 giorni sono le controversie civili, è il primo, certo, giudizio. Dopodiché ci sono tre giudizi
e poi c'è l'esecuzione vera e propria. Per l'espropriazione immobiliare anche 10 anni. Ma sono veramente 10 anni o sono meno? Sono veramente, insomma, la media, diciamo, media è 10 anni. La media è 10 anni. La media sono 8, mi pare, 8 per l'espropriazione. Sono 4 anni il primo giudizio, secondo 2 anni l'appello, almeno un anno la Cassazione. Però voglio dire, questo 8, conforta. Poi la procedura di esecuzione sono almeno due anni, quindi sotto i 10 non mai, quindi siamo tutti morti. Allora mi chiedo, ma la banca fa beneficenza? La banca deve sperare di non arrivare all'esecuzione. Cioè, quando se anche qualche volta, questa è un'altra cosa che spesso noi sentiamo in banca, ma come, ti do la garanzia, non mi dai i soldi? Ma se non c'hai il flusso per ripagarmi il debito, io la garanzia la vedo fra 20 anni e quindi e probabilmente la vedrò svalutata e probabilmente la vedrò, soprattutto in certi contesti, comprata a niente dai soliti noti. Quindi oggettivamente la garanzia è un accessorio, ma non è quella che rimborsa. Presso gli appelli. Vabbè, adesso si è parlato di giustizia civile, ci sono delle evidenze che le sofferenze siano maggiori, i tassi siano più alti, perché poi l'Italia è molto variegata, cioè ci sono distretti giudiziari che funzionano, diciamo così, relativamente bene, poi ci sono situazioni disastrose come, non so, Messina, alcune province della Sardegna, quindi ci sono anche da parte della Banca d'Italia queste evidenze. Io volevo fare una domanda molto breve così al banchiere, diciamo, su questi banche sistemiche di cui non si è parlato molto, cioè ci sono emersi in Europa, fatto positivo, per esempio abbiamo visto Unicredit, è andato nell'est anche Intesa, ci sono internazionalizzate le banche, non solo in Italia, anzi forse, e quindi c'è stato questo processo di integrazione, significa che le banche sono più contendibili, quindi in definitiva si può pensare e sperare che questa maggiore concorrenza riduca anche il costo del credito. Ora, questo nuovo sistema di vigilanza bancaria in Europa mette questi due livelli, no? Diciamo, cioè la banca sistemica, cioè quella che rappresenta un rischio per tutti perché è così grande, così internazionalizzata, che se succede qualcosa in Germania, come abbiamo visto, poi ha degli effetti in Grecia o viceversa, se succede qualcosa, e quindi c'è queste banche grandi che sono soggette a un principio di vigilanza, diciamo così, o saranno soggette ulteriore perché sono dichiarate sistemiche, cioè questo doppio sistema di vigilanza secondo lei avrà in qualche modo un effetto nella riduzione della concorrenza in Europa, cioè se una banca vuole crescere e diventare una banca internazionale a tutti gli effetti, se una banca, ci sarà, come dire, un club in Europa, emergerà un club in qualche modo stabile di quelle 10-12 istituzioni finanziarie molto grosse e sarà molto difficile entrarci per altri, oppure secondo lei questo rischio, diciamo, di questo nuovo modello di vigilanza in Europa non c'è, che sarebbe un fatto positivo se non ci fosse, perché significa che in qualche modo è contendibile questo gruppo, diciamo, di 10 o 15, chiamiamoli, grandi protagonisti? Sì, sul contendibile non mi pronuncio, perché abbiamo visto che oggi lo scriveva il professor Giannola. Lui la vede come un punto di forza la non contendibilità, fra virgolette, perché fanno capo alle fondazioni, quindi voglio dire, c'è un discorso poi di interpretazione che è sempre complicato, però io trovo che innanzitutto non ci sarà un fenomeno di mercato più aperto o più chiuso a secondo della vigilanza. La vigilanza è un indirizzo, lo ha dimostrato la scarsissima capacità di prevedere e di intervenire pre-crisi nel 2008, e ahimè lo dimostrano anche questi lunghi tempi che si è data su Basilea 3, perché dire che perché abbiamo avuto una crisi nel 2008, entro il 2019 le banche si devono adeguare, voglio dire, mi sembra veramente un indirizzo. Quello che invece deve conta sono i comportamenti virtuosi. Io non ritengo che sia un male avere un gruppo di banche più grandi, un gruppo di banche invece territoriali, cioè ormai le banche sono o super internazionali, e ahimè in Italia ancora non ce n'è, o regionali, nel senso, ma regionali a livello internazionale, quindi Unicredit lo è assolutamente, che è fortissima in tanti paesi europei, oppure sono banche territoriali locali. Una banca può fare benissimo il proprio mestiere facendo la banca locale, una banca può fare malissimo il proprio mestiere facendo la banca internazionale. Quindi non penso che sia un limite alla capacità globale di crescita del sistema. Immagino che più grande è e più sia difficile concentrarla nelle mani di pochi azionisti grandi, e quindi probabilmente anche il discorso della contendibilità, la grandezza non è un limite a quello che posso dirle io, però ecco, anche qui capisco che c'è un discorso più pratico di come la si vede facendo banca, è un discorso invece più da economista che magari è differente. Non lo vedo però questo rischio, così come non vedo una grande forza persuasiva dei regolamentatori. E per
spiegare ai profani le cose che si sono appena dette, fra loro due. Cioè, il problema della banca è questo, che una banca non può essere, una grande banca non può essere, come dire, mi sfugge la parola, vabbè, insomma, non la potete far fallire. Questo è il problema, cioè il mercato non può essere la cosa che decide, benissimo, io il regolamento, tu vai, ti faccio fallire e sono cavoli, perché? O meglio, non è possibile, non sto dicendo che non la potete fare, è molto complesso farla fallire una grande banca, perché se fallisce quella a catena falliscono tutte le altre. Quindi avete un problema che non potete usare il mercato come uno strumento, diciamo, di punizione, di premio per la banca, non in maniera così semplice, perché quando la banca è molto grossa, come dire, in qualche modo si sa che la banca centrale, il governo, prima di prendere in considerazione la capacità di farla fallire, ci pensa 10.000 volte, perché questo può innescare un sistema a catena, perché non si conoscono neanche le partecipazioni, e quindi lì bisogna regolamentare a monte, bisogna cercare di evitare che la banca si trovi in posizione di fallimento. Le cose che diceva Tullio un momento fa è che ci sono queste banche che possono essere banche molto grosse per le quali, che sono banche molto grosse per le quali in qualche modo la regolamentazione deve essere più stretta. Perché? Perché se falliscono queste fallisce mezzo mondo, mentre quelle altre, le altre piccole le possiamo far fallire. Questo è il succo. La Lehman è fallita, posso, è stato un atto di coraggio. Lehman è l'unica che è fallita, probabilmente poi sono pentiti. Banco Scotland, però tante non lo è, banche sono passate di mano. Cioè, per l'azionista, questa è la contendibilità. Per l'azionista è altrettanto negativo che sia fallita o averla persa. Abbiamo visto molti esempi, pensiamo a BN Amro, pensiamo a banche che erano dei colossi mondiali che sono scomparse dalla scena o nazionalizzate, perché se vuoi dire, nell'anticamera del fallimento. Il professor Pepe. Poi se non ci sono domande chiudiamo perché io ho fame. Hai sentito? Io ho sentito, non so se abbiamo sentito. Ha chiesto comunque del sommerso. Del sommerso, come si pone la banca rispetto al sommerso. La banca cerca di ignorarlo il sommerso. No, la banca è fuori dal circuito, cioè paradossalmente. Certo. Io non sono un grande esperto di mezzogiorno, perché solo da un anno, benché sia napoletano e anche di formazione, però poi la banca l'ho sempre fatta in Italia e all'estero, fuori dal sud, e mi aspettavo oggettivamente che ci fossero più implicazioni. Devo dire che la banca è tagliata ormai fuori completamente da questi circuiti, vuoi per tutta la regolamentazione, quindi trasparenza, riciclaggio, cioè ci sono ormai normative talmente forti che se invece la domanda, e quindi praticamente noi non lo vediamo, se invece la domanda è come si comporta la banca rispetto a fenomeni di, fra virgolette, criminalità, sommerso, insomma roba poco lecita, anche lì normalmente chi fa questo ha soldi, non va in banca né perché non li può depositare per i problemi di antiriciclaggio, non può chiedere soldi perché non ne ha bisogno, deve già riciclare i suoi, e quindi è un circuito che non si incrocia. Sull'economia invece, chiaramente quello è più una risposta da economista, meno da banca, sull'economia io posso dire che secondo me l'ammortizzatore sociale di una minore industrializzazione nel sud è stato spesso il sommerso. Ora, così come la cassa integrazione ha colpito duramente al nord, il sommerso ha colpito duramente al sud, cioè c'è molto meno sommerso di prima, però non ce ne possiamo mica fare, cioè non è certamente un dato da vedere negativamente, però è vero che questa minore capacità anche di sommerso, diciamo di lavoro nero, di lavoro non regolare, sicuramente ha colpito le famiglie. Io lo dico sempre, lo dico anche stasera, il grosso problema del sud in questo momento non sono le imprese ma sono le famiglie. Cioè la crisi sociale della società. Allora, quelle vadeva l'imposta di Bolle. Sì, io su quello ho una teoria ancora anch'io rivoluzionaria, tipo quella del professor Ioss, cioè io li regolarizzerei facendogli pagare il bollo, perché tanto non esistono più le cambiali, tanto vale che una forma di pagamento che era semplicemente vietata, non perché non si potesse mettere un assegno, ma perché vadeva l'imposta di bollo, basterebbe regolarizzarli con il bollo. Professor Pepe, e poi concludiamo. Allora, intanto complimenti per la brillantissima presentazione. Volevo richiamare qualcosa circa l'origine della crisi finanziaria, che secondo me nasconde poi delle evoluzioni, scusate la voce, delle evoluzioni abbastanza negative nella società.
La crisi è nata fondamentalmente negli Stati Uniti. Nel 1993 un senatore che si chiamava Graham lanciò, diciamo, l'idea che le banche dovevano autoregolamentarsi. Questo ha fatto fare un passo indietro alle autorità americane che presiedevano il controllo delle banche. Questo si appoggiava anche a un altro principio, che il mercato si autoregolava e che quindi non aveva nessun bisogno di interventi di tipo pubblico per, diciamo, intervenire a mettere dei limiti. L'altra cosa importante è che questo è capitato negli Stati Uniti, in cui una morale calvinista presente nella grande banca americana tendeva a sparire e ad essere sostituita a forme di vera e propria avidità. Speculazione. L'avidità era riflessa poi nei compensi a tutti i livelli, non solo ai massimi, dove si raggiungevano livelli e traguardi impensabili, ma anche a quelli più bassi, ecco, che avevano contatto col cliente, quindi stipendi bassi e grandi premi sui risultati. Questa cosa, diciamo, poi non era al servizio del cliente, qualche volta il cliente riceveva dei prodotti che non erano quelli che gli servivano, ma quelli che facevano guadagnare di più la banca e su cui il funzionario avrebbe avuto il premio. Ma lasciamo stare questo, l'avidità è stata presente perché sono state dimenticate autonomamente dalle banche americane per prime e poi da alcune banche europee i concetti fondamentali del banking, dell'attività bancaria. Ma come si fa a dimenticare la liquidità? Come si fa a fare dei mutui senza mantenere una certa proporzione? Come si fa ad assumere questi rischi, diciamo, che vanno al di là del pensabile, pensando esclusivamente a dei risultati a termine brevissimo e non quindi, come una volta si insegnava, diciamo, la mediazione tra il risultato a breve e la preparazione del risultato a lungo, quindi attraverso una forma interna di investimento per la preparazione del futuro. Ora, quello che spaventa di più in questa situazione è che ci sono iniziative negli Stati Uniti, in Italia, in Europa, anche a livello europeo, ma poi anche nei singoli paesi, c'è per fortuna il Financial Stability Board di Draghi. Ecco, però non stanno avendo, diciamo, il risultato che il buonsenso suggerirebbe. E quindi c'è una grandissima possibilità che le banche, spinte dai soliti fattori di cui ho parlato prima, ecco, tendano a ripetere questa situazione. Questa è veramente una cosa, a mio avviso, intollerabile. Vorrei sapere la sua opinione. No, è assolutamente vero. Poi per la fretta chiaramente ho dovuto correre un po' sul finale, ma l'aspetto negativo, quando parlavo di memoria corta, vi cito solo due dati. Nel 2010, quindi praticamente l'anno dopo la grande crisi del 2009, le cinque banche americane hanno fatto ricavi su derivati per 19 miliardi di dollari, e si valuta che quello che io ho definito shadow banking, che è quell'attività bancaria che non appare sui libri delle banche, sia circa 16 mila miliardi di dollari. Quindi praticamente abbiamo ricominciato. Quindi questa greediness, no, si dice in inglese, questa voglia di fare risultati, questo mercato competitivo, questa esagerata remunerazione del management, che ripeto, però tanto per essere chiari, non ha per niente coinvolto le banche italiane, ma ha coinvolto le banche che hanno questo tipo di modello. Dividiamo in modo molto chiaro le investment banking dalle banche commerciali, chiaramente ha rifatto creare questo, ma io dico l'effetto ancora peggiore è che ha fatto dilazionare al 2019 gli interventi su Basilea 3, cioè è evidente che un regolatore che si trova di fronte a una catastrofe, la prima cosa che fa è intanto mette subito un freno. Invece il freno è stato preso da un punto di vista politico con la decisione di, però dilazionandola talmente tanto, abbiamo visto in un anno a che livelli si è tornati. Quindi messaggio pro domo nostra o del risparmiatore, attenzione a quello che si compra. Le banche, chiaramente, io sono sicuro che le banche italiane, sebbene ci sia poi questo rischio sistemico che evidentemente
sicuramente c'è, però se vogliamo l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo che facendo banca seriamente si può anche rimanere fuori dal rischio sistemico forte, ma l'importante per il risparmiatore è stare attenti a quello che comprano, in tutti e due i sensi, sia nell'esagerare, nel pensare che si possano fare ricavi utili, scusate, ritorni incredibili, ora c'è il famoso caso del Madoff dei Parioli, cioè gente anche che teoricamente doveva essere non proprio terra terra, che pensa di poter avere il 15% quando i tassi sono allo 0, virgola. Secondo, però, io dico, e questo è l'altro limite di questa situazione, limitare le scelte di investimento delle famiglie e dei risparmiatori. Non è vero che l'unica scelta di investimento sia mettere i soldi sotto la mattonella oppure fare il bot, oppure ci sono le forme di investimento ragionato che oggettivamente possono riuscire a dare quell'incremento giusto e corretto al risparmio, affidandosi chiaramente a chi di questo campa e non specula possibilmente. Non troppo, non troppo. Grazie mille al dottor Castagna, ci aggiorniamo alla prossima riunione. Grazie a voi. Grazie. Ci vediamo domani, no? Sì, ti vengo a premiare.